so many beautiful places, party with beautiful faces, but only one stands out, even though she's a little bit crazy. I love a challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So I wanna feel your tap, tap. Hey baby, what's up? Sportivi e appassionati della gara del carroccio, benvenuti alla Succhivo Grand Prix. Un caloroso saluto da parte del vostro Alessandro Mollo, che quest'oggi vi racconterà un'altra affascinante avventura dei carrocci. Nel frattempo sono già scesi in pista i primi quattro piloti della gara, ma permettetemi di salutare chi mi affiancherà in questa telecronaca. Gli appassionati lo ricorderanno già dalla precedente telecronaca vissuta assieme, quella lì di Casamicciola, Vito Sferratore. Se la volta scorsa io e Vito insieme abbiamo sfiorato il record del maggior numero di querele ricevute con una telecronaca, questa sera andiamo sicuramente a migliorare, perché c'è un altro pilota, un altro amico che ci tiene compagnia ed è una presenza graditissima la sua, lo saluto subito, Raffaele Aponte. Ciao Raffaele. Ciao, buonasera, ciao Alessandro. Bene, dunque, grande compagnia questa sera, due piloti che mi aiuteranno senza alcun dubbio a spiegarvi le caratteristiche e le particolarità di questa gara e del tracciato, ma prima vi informo su chi è che sta gareggiando. Guaracino Giuseppe, Castaldi Michele, Giuseppe Impagliazzo e Marco La Monaca. Vito, si parte subito fortissimi con dei signori piloti in pista. Sì, assolutamente, qui non c'è da scherzare perché ogni errore si paga chiaramente, tanto qui vedete Guaracino in avanti che guadagna subito una prima posizione. E Guaracino va alla grandissima a vincere la prima fase, la prima batteria. Secondo posto per Giuseppe Impagliazzo su Ferrari, terzo per Castaldi Michele, quarto per Marco La Monaca. Noi nel frattempo siamo passati alla seconda gara, la prima batteria in pista. Alessandro Dabbundo, Alessandro La Monaca, Raffaele Aponte e Paolo Romeo. Vi do subito qualche dato di questa gara: 29 piloti in pista, gara che è stata a rischio sin poco prima dell'inizio a causa della minaccia di pioggia prevista dal meteo. Insomma, non è stato proprio un 2011 tranquillissimo per gli appassionati del carroccio, considerato anche i problemi all'impianto di illuminazione che si sono registrati a Barano. 29 piloti, però gara che si è potuta svolgere regolarmente il 4 dicembre, potete vedere la bella giornata, un po' insolita per quel periodo. Nel frattempo i piloti in pista, vi vado rapidamente a ricordare, si tratta di Dabbundo, La Monaca, Ponte e Romeo, e io sentirei proprio Raffaele Ponte che sta gareggiando in questa sua prima batteria. Veramente in questa discesa con il carroccio ho intrapreso la prima posizione già dal principio, e poi se non mi sbaglio arrivo in prima posizione guadagnando parecchi centimetri, possiamo dire. E effettivamente eccolo qui il buon Raffaele che taglia il traguardo per primo e che viene inseguito da Alessandro Dabbundo al secondo posto, da Paolo Romeo al terzo e da Alessandro La Monaca al quarto. Terza gara della prima batteria con in pista Gian Nicola Conte, Nicola Antonio Pierpaolo, Dario Maltese e Giovanni Monichetti. Allora ragazzi, facciamolo assieme, un saluto a Gian Nicola Conte che è qui con noi questa Amici sera. Amici sportivi e appassionati della gara del carroccio. Abbiamo un errore, c'era Dario Mattera, ecco, in prima posizione. Sì, sì, hai ragione, è stata una mia svista, più che un errore è Dario Mattera che sta gareggiando. Intanto stiamo affrontando la curva 1, poi seguita subito da questa rapidissima S caratterizzata da una frenata in uscita per correggere la direzione del carroccio. Poi c'è un breve tratto di rettilineo che potete vedere in questo momento, in cui c'è Monichetti all'attacco. In questo momento sembra portarsi in prima posizione. Poi abbiamo il curvone via Cuotto, molto lento e tecnico, seguita proprio in questo istante, adesso qui inquadrato Pierpaolo Fox, ecco. E intanto poi subito giù arriviamo a quest'altro piccolo tratto in rettilineo dove bisogna uscire abbastanza puliti per abbordare quest'ultima curva, che è la curva del benzinaio. Ma Fox perché è appassionato di oroscopi? No, era un nome praticamente che discende dalla sua famiglia, diciamo così.
Bene, e allora purtroppo non è andata benissimo, in questo caso a Dico Antonio per gli amici Fox, perché la vince Giovanni Monichetti questa gara, secondo posto per Dario Mattera, terzo per Gian Nicola Conte, quarto per Dico Antonio Pierpaolo per gli amici Fox. Nel frattempo prima ho fatto un passaggio su Gian Nicola Conte, come avete raccolto, io lo faccio un saluto assieme, anche perché ho conosciuto proprio stasera il suo soprannome, sarebbe stato carino anche dirlo in diretta. In pista adesso Emanuele Romano, Antonio Iacono, Giorgio Mattera e Giacomo Mattera, eccoli qui, quattro carrocci su molto vicini. E tra l'altro, venendo in pista Giorgio Mattera, mi torna subito alla mente la vittoria e il trofeo Michele Alboreto a Casa Micciola nello scorso 2 ottobre. È stato un 2011 felice per Giorgio Mattera, si è comportato bene anche a Panza, se non ricordo male, dove concluse in buona posizione nella propria gara. Bene, molto abile a raccogliere quella vittoria su quel che ricordiamo a tutti era un nuovo tracciato dove nessuno aveva mai corso, quindi ci è voluta davvero molta abilità per arrivare alla vittoria, quindi grandi complimenti per Pio. Complimenti, assolutamente, mi trovo d'accordo. Nel frattempo Emanuele Romano si dimostra velocissimo non solo con la Virtus San Leonardo nel torneo amatoriale, dove rappresenta un incubo per tutte le difese avversarie, ma anche qui dove si sta comportando abbastanza bene ed è in lotta per la prima posizione. Io passerei un attimo il microfono al buon Raffaele per chiedergli, però prima seguiamo questa batteria perché ormai siamo giunti proprio agli ultimi metri, con Giorgio Mattera che va a vincere, secondo Emanuele Romano e poi a seguire Antonio Iacono, Giacomo Mattera. Adesso siamo giunti alla prossima batteria, Gianluca Iacono, in pista anche Ferratore Vito, ahimè, Nicola Maltese e Armando Scelzo. E allora Vito, io tra poco cerchiamo di vedere se riusciamo a contattare anche Nicola Maltese per rapire subito un commento al volo, però ti chiedo prima un parere su questa tua gara. Adesso sono davvero cocci, guarda, ecco, per non dire un'altra. Questa è una pista che mi è assai nemica, diciamo così, non riesco proprio a entrare in sintonia con questo tracciato, come la buona parte delle altre piste effettivamente. Mi limito ad osservare, ecco, a cercare di cogliere le traiettorie giuste. Siamo in collegamento con Nicola, non ecco. È riuscito a rintracciare, che dici? Guarda, mi sembra di sì, vediamo se funziona. Il nostro collegamento con Nicola Maltese, Nicola, al quale un attimo, Nicola? Al quale voglio fare subito i complimenti per l'acconciatura. Grazie a tutti quanti voi, veramente questa gara per me è stata molto pessima, veramente non aggiungo altro, perché il mio cavallo, come possiamo dire, Varello, qua il mio carroccio, non è andato a buon fine, solo in questa discesa è andato molto bene, però non va bene così, non possiamo andare avanti. E in questa discesa è andato davvero molto bene. Primo posto per Nicola Maltese, secondo per Armando Scelzo, terzo per Vito Sferatore, quarto posto per Gianluca Iacono. Chissà che dopo non riusciremo a strappare un altro commento a Nicola Maltese, però adesso il nostro collegamento serve per contattare un altro amico, perché in pista ci sono Dario Maltese, Claudio D'Abbundo, dovrebbe essere Giovanni D'Ambra e poi Vitaliano Polito. Facciamo così, visto che non abbiamo ancora... abbiamo bisogno di un po' di tempo, sentiamo da qualche istante l'Italiano Pulito, lo sentiamo la prossima batteria. Adesso invece volevo dare il microfono al buon Raffaele Ponte, che è rimasto molto in silenzio negli ultimi minuti, per chiedergli quale il tratto più... attenzione subito all'incidente, D'Abbundo, gravissimo incidente in questo momento. Tanto guardate Dario Maltese che si preoccupa subito della sua sicurezza, in modo molto sportivo va a verificare le condizioni del pilota. Beh, è stato un bello scontro quello tra D'Abbundo e Dario Maltese. Fortunatamente però non ci sono state conseguenze per nessuno dei due piloti. E allora, compromessa la gara per Maltese e D'Abbundo, vince invece in scioltezza Giovanni D'Ambra, precedendo Vitaliano Polito. E andiamo all'ultima gara della prima batteria. In realtà la telecamera del buon Vito Barnava ci mostra l'arrivo anche di Claudio D'Abbundo e Dario Maltese, ovviamente attardati rispetto ai primi due. Eccola qui, l'ultima gara, con in pista 5 piloti, questa volta si tratta di Leonardo Impagliazzo, Domenico Romeo, Giuseppe Calise, Ivano Maltese e Francesco Iacono. Vi ricordo che sono 29 i piloti in gara e dopo questa prima fase di eliminazione si passerà ai sedicesimi, poi ai dodicesimi, ai noni e via alle semifinali e alle finali. Voglio dare il microfono a Raffaele Ponte qualche istante fa per chiedergli qual è il tratto più impegnativo, più difficile di questo tracciato. Vabbè, che dire, in questo tracciato la cosa che conta di più è la partenza. Quando hai una buona partenza in questo circuito,
è molto importante. Poi bisogna sempre saperla guidare un carroccio nelle curve, perché devi sapere quando devi frenare, devi sapere quando devi staccare con il proprio carroccio. Quindi la pista è molto tecnica, anzi questa è la mia preferita. E quest'anno, a dire la verità, non mi posso neanche lamentare, perché ho superato le fasi qualificandomi con 35 punti. Quando io ho fatto un progetto in testa mia pensando di non superare le fasi, però è andato tutto a buon fine. Ed è andato tutto davvero a buon fine per il buon Raffaele Ponte. Nel frattempo qui vince Ivano Maltese al primo posto, secondo per Francesco Iacono, terzo Giuseppe Calise, quarto Leonardo Impagliazzo e quinto posto invece per Domenico Romeo, e si conclude così la prima batteria, la Succhivo Grand Prix. Passiamo alla seconda batteria. C'è una particolarità alla quale vi dobbiamo informare, perché tra le due batterie, la prima e la seconda, è stato necessario, Vito, spostare la linea del traguardo di qualche metro, anche perché c'è stata la protesta della Chiesa. Sì, la prologo su Chivo, c'è stata una protesta da parte della Chiesa, perché effettivamente i carrocci facevano un rumore abbastanza assordante e si assiepavano tutti di fronte alla Chiesa naturalmente, e ostruivano il passaggio e non permettevano magari il fine religioso, eccetera, perché si tratta comunque di una domenica in cui viene onorato il nostro Signore. E comunque questo ha dato fastidio e, oddio, fermati dalla volontà dello Spirito Santo, io avrei detto. Pensa alle tante signore di una certa età che pregavano, non si sentivano loro preghiere perché c'erano i carrocci che correvano lì a due passi. Insomma, avete fatto bene a spostare la linea, perché secondo me eravate a rischio scomunica. Sì, ma comunque sempre per la pace, cerchiamo di risolvere sempre in modo pacifico. Insomma, il presidente in questo caso ha cercato sempre, Giuseppe Calisi ha cercato di trovare la soluzione più amichevole, effettivamente è riuscito tutto ad andare a buon fine. Bene, in pista per il momento ci sono Giovanni Monichetti, Michele Castaldi, Dario Mattra e Gianluca Iacono. Vi ricordo che siamo nella prima gara e la seconda batteria del Succhivo Grand Prix, impegno che si è corso il 4 dicembre 2011 e rappresenta l'ultima tappa di un anno davvero ricco di avvenimenti per gli amici del carroccio. Ben 5 le gare che si sono corse. Intanto va a vincere Dario Mattra, secondo posto Michele Castaldi, terzo Giovanni Monichetti e quarto Gianluca Iacono. Sono passati con le immagini già alla gara successiva. Giuseppe Impagliazzo sul Ferrari per il palo di Colantonio, Ivano Maltese e Giovanni D'Ambra sono i piloti in pista in questa gara. E allora andiamo subito a vedere questo duello tra la Ferrari di Giuseppe Impagliazzo e poi l'altra dovrebbe essere la vettura numero 7, Giovanni D'Ambra, che in questo frangente riesce a avere la meglio ad andare via. Effettivamente, Vito, come diceva qualche istante fa il buon Raffaele Ponte, è importante prendere velocità all'inizio, ma questo credo che sia un elemento comune a tutte le gare. Sì, abbiamo visto la grandissima partenza di Giuseppe Impagliazzo in stile vogatore, proprio da puro marinaresco. Infatti vogava per partire meglio, per cercare di guadagnare un po' di velocità. Effettivamente adesso viene inquadrato il Fox, ma sicuramente avanti, ecco, infatti attacco di Impagliazzo al curvone, e cerca di entrare alla Calimera, ma Impagliazzo tiene duro davanti. Impagliazzo è un signor pilota, uno dei più esperti, quest'anno ha già brindato ad un successo il trofeo Ayrton Senna in quella di Ferrara. La prima gara dell'anno si corse in piena estate a luglio e qui Impagliazzo va a tagliare il traguardo in prima posizione, inseguito da Giovanni D'Ambra al secondo posto, terzo Ivano Maltese e quarto Pierpaolo Di Colantoni. Per gli amici Fox. Terza gara, la seconda batteria, in pista Giuseppe Guaracino, Marco Lamonaca, Leonardo Impagliazzo e Claudio D'Abbundo. Si parte con un grande equilibrio in questi primi secondi, in questi primi momenti di questa gara. Leonardo Impagliazzo tiene la testa della gara, intanto assume anche una posizione più aerodinamica, e inseguito alle spalle dalla Toro Rosso che sembra quasi sfiorarlo, ma Impagliazzo tiene completamente la traiettoria e affronta la prima curva in modo eccellente. Si avvicina alla S sempre con una traiettoria ottima, chiusa e stretta. Nel frattempo, caro Vito, devi sapere che il nostro amico Batman, di cui non rivelerò le identità, mi ha reso noto anche qualche soprannome, perché ho saputo che il buon Leonardo Impagliazzo viene soprannominato Biella
qui però andiamo a finire a pesci fedenti, come si suol dire. Questo mi spiacerebbe magari Alessandro, tu non conoscendoli, magari facendo questi soprannomi in modo informale, tu non ricorri in penalità, ma noi purtroppo in pista a finire che questa gente si vendica su di noi. Salutiamo il Biel a questo punto, ormai è stato detto, non possiamo ritirarlo. Ci dispiace però. Leonardo, scusami ancora. Con la speranza che non si prenda colera Leonardo, perché la nostra intenzione è ovviamente quella di giocare, di scherzare, ma non offendere nessuno. E poi quel Batman che mi ha dato i suggerimenti, mi ha assicurato che non c'era nulla di offensivo in questi soprannomi. Va bene, questa competizione l'ha vinta Claudio D'Abbundo, secondo posto Leonardo Impagliazzo, terzo Guarracino e quarto Marco La Monaca. Nel frattempo la telecamera di Vito Barnama ci porta ad un altro inizio molto equilibrato che vede protagonisti Paolo Romeo, Giorgio Matra, Celso Armando e Domenico Romeo. Nel frattempo io vi informo già adesso che tra poco scenderà in pista Vitaliano Pulito, e allora siamo già con i telefoni alla mano, stiamo già cercando di stabilire un collegamento telefonico, chissà se ci risponderà Vitaliano Pulito. Nel frattempo vediamo questa curva presa in maniera forse leggermente larga dalla Red Bull, che adesso è in terza posizione. Intanto qui è Paolo Romeo. C'è da dire comunque che in questa gara, se mi è concesso, sempre sotto il mio punto di vista, la mia opinione pura, il giudice di gara ha assunto un comportamento molto più penalizzante nei confronti dei piloti, mentre nelle altre occasioni è stato più di larga manica, lasciava correre, mentre qui è andato proprio a pungere in ogni caso, ogni minima scorrettezza veniva penalizzata in un modo assurdo, a mio parere. Sono stati un po' più intransigenti, ma non ve ne perdonavano uno. Sì, credo che abbia cercato di recuperare agli errori fatti in precedenza, secondo la mia opinione. E beh, chissà se ci è riuscito, anche se in realtà io sono per il gioco, per il lasciar divertire coloro che partecipano. Però al primo posto chiude Armando Scelzo, secondo posto per Paolo Romeo, terzo per Domenico Romeo, quarto per Giorgio Matra. In pista Vitaliano Pulito, Giacomo Matra, Gian Nicola Conte e Antonio Iacono. Tra l'altro io vediamo subito due carrocci che si toccano, le punte dei due carrocci si vanno a toccare. Era proprio Conte in questa fase, in questo momento si trova in ultima posizione, ma recupera sicuramente in terra. Ebbene, adesso possiamo anche dirlo agli amici che stanno seguendo questa telecronaca che Gian Nicola Conte qui vicino a noi sta anche lui osservando questa Succhivo Grand Prix, e ogni tanto ci dà anche qualche dritta in quello che poi raccontiamo anche agli amici da casa. Eccola qui questa meravigliosa immagine che ci mostra i quattro carrocci da dietro, con dovrebbe essere Vitaliano Pulito ad avere la meglio in questo frangente, e si trova in seconda posizione in questo momento. Seconda posizione Vitaliano Pulito, e Antonio Iacono si trova in prima posizione, e Gian Nicola Conte collabora in un modo silenzioso e rumoroso allo stesso tempo, diciamo. Poi nel frattempo c'è già fatto con fogliettini di carta e pizzini. Assolutamente sì. Allora andiamo a vedere come si svolge questa gara con il buon Vitaliano Pulito. Giacomo Matra in pista adesso, Vito Sferatura, Alessandro La Monaca, Giuseppe Calise e D'Abbundo Alessandro. Altro giro, altra corsa, però lascio subito il microfono al buon Vito perché ci racconta lui questa sua gara. Ah, benvenuti a Radio Pelero. Ah no, questa è la Succhivo Grand Prix, mi sono confuso un attimo. Qua vediamo Giuseppe Calise, anche il presidente dell'associazione su Red Bull, La Monaca su Toro Rosso, Alessandro D'Abbundo su Giamaica e Vito Sferratore in ultima posizione, che cerca La Monaca di... dopo quello abbiamo detto della linea spostata ci sta proprio bene in questa gara. Sì, effettivamente è una, diciamo, somiglianza di quello che è successo, però purtroppo guarda, certe volte per arrivare alla pace, per cercare di continuare la manifestazione, anche giusto arrendersi e spostare la linea indietro con permessi e tutto del comune, purtroppo bisogna arrendersi di fronte alla volontà di nostro Signore. E allora Vito, mentre prima ti è andata molto bene la tua ascesa precedente, questa volta mi sembra un po' più in difficoltà. Ha tardato, sì, guarda, ho fatto un carico di carburante maggiore, credevo che ci volessero più giri, insomma, sono partito prevenuto. Ecco. Però sarei avvantaggiato quando gli altri si fermeranno al pit stop. Infatti, sì. Continuerai però qui nel frattempo, arrivi al quarto posto, prima di te Alessandro La Monaca al terzo posto, secondo Giuseppe Calise e primo Giuseppe Calise e secondo Alessandro D'Abbundo.
Io faccio subito i complimenti a Francesco Iacono, che ha gareggiato con la Prost, perché ha disputato un'ottima gara con il proprio carroccio, lui che tra l'altro è giovanissimo e dunque ha tanta esperienza da fare. Allora Raffaele, che cosa ci racconti di questa gara? Microfoni spenti, mi dicevi che all'inizio, prima di tagliare il traguardo, le tue sensazioni non erano proprio positive. Sì, non erano tanto positive, perché mi sto battendo con delle persone molto forti in questo sport, con Dario Maltese, Emanuele Romano e Nicola Maltese, con i fratelli Maltese, giustamente. Ci sta anche la guerra in famiglia tra i due fratelli, Nicola e Dario. E io in questa discesa ho fatto un errore nella partenza, però subito mi sono ripreso prendendo velocità prima della prima curva. Infatti poi arrivo giù al traguardo con un ottimo risultato e abbastanza contento del risultato. Assolutamente sì, anche perché è un signor risultato, la seconda posizione per te che taglierai tra appena qualche istante, preceduto da Francesco Iacono. Secondo appunto Raffaella Ponte, terzo Nicola Maltese, quarto Emanuele Romano, quinto Dario Maltese. Qua secondo me al di là delle querele vediamo anche un sacco di botte questa volta. Terza batteria, subito in pista Dario Mattera, Armando Scelzo, Michele Castaldi e Giovanni D'Ambra. Anche Michele Castaldi ha trionfato quest'anno, l'ha fatto a Barano nella Winter Trophy nel mese di ottobre, una gara che ha creato non poche polemiche. Un velo pietoso. Ne buon testimone, infatti, il buon Vito Sferratore con la sua radio Piellero ha testimoniato tutto il disagio provato dei piloti in questa gara. Se non ricordo male c'era anche chi non voleva pagare l'iscrizione o chi si voleva ritirare. Io sì, figuriamoci, si è toccato proprio all'assurda. Ho avuto una bella intervista con Guarracino, che ha spiegato un po' tutte le problematiche di questa gara, considerando anche la sua esperienza in questo sport, i suoi anni che corre, una gara del genere non l'aveva mai vista proprio. E noi torniamo in cronaca, perché al di là della grande spettacolarità di questa gara c'è anche una battaglia nella battaglia. Battaglia tra due grandi piloti, ma anche tra due grandissimi amici nella vita, ovvero Michele Castaldi e Dario Mattera. Siamo arrivati all'arrivo e questa volta a trionfare Michele Castaldi, seguito proprio da Mattera, terzo posto per Giovanni D'Ambra, quarto Armando Scelzo con la sua Jamaica Team. Eccolo qua, arriva con un po' di ritardo Scelzo al traguardo, ha avuto qualche problemino nel corso della gara, ma poi riesce a tagliare il traguardo. Seconda gara che vede in pista Marco La Monaca, Raffaella Ponte, Claudio Labundo e Giuseppe Guarracino. Partono appaiati i piloti. Insomma, Raffaele, in questa Succhivo Grand Prix hai avuto davanti sempre dei signori piloti, eh? Sì, sempre dei signori piloti, però io non mi sono fatto mai sottovalutare e ho sempre stretto i denti e portato avanti il carroccio. Anche con ho avuto dei problemi all'assetto e anche ai freni, però non mi sono lamentato e non mi sono arreso. Hai fatto benissimo, tra l'altro una particolarità di natura statistica, perché rispetto al passato quest'anno la Succhivo Grand Prix ha visto l'organizzazione in 5 batterie e non 3 come nelle edizioni precedenti. Infatti preferisco questo tipo di modalità personalmente, perché comunque hai la possibilità di rimediare i tuoi errori e comunque ci sono, come minimo puoi scendere 5 volte, il che è molto più vantaggioso anche per testare e per provare il carroccio. Assolutamente, poi è tutta esperienza acquisita che andrà a beneficio di voi piloti per le prossime gare. È un discreto vantaggio la Jordan di Claudio D'Abbundo, che vince senza particolari patemi in animo. Ecco, non è ancora tagliato il traguardo, però mi sembra che il vantaggio non lascia alcuna ombra di dubbio, alcuna perplessità su come andrà a finire questa gara. Vince infatti Claudio D'Abbundo precedendo Giuseppe Guarracino, terzo Raffaella Ponte, quarto posto per Marco La Monaca. La gara successiva prevede invece la presenza in pista di Vitaliano Polito, che al momento non ci ha risposto ancora al telefono. Niente da fare. Alessandro La Monaca, Emanuele Romano, Giuseppe Calise sono gli altri piloti che gareggiano in questa gara
l'altro video io ti devo un po' tagliare le orecchie, perché tagliare le orecchie no, forse è un po' eccessivo. Non esageriamo. La tiratina basta e avanza. Beh, che il carroccio non ha le marce, quindi non mi servirebbero. Comunque. Sai, io sono un tuo grande ascoltatore, Radio Pieler, da qualche settimana, anche più, che non ascolto più puntate. Che cosa è successo? Ci stiamo concentrando prettamente sullo sviluppo di un nuovo carroccio che forse riusciremo a portare al battesimo a Casole d'Elsa Siena, e speriamo bene, insomma, per questa nuova trasferta del 2012 che probabilmente inizierà il 31 di marzo. Faccio un grande in bocca al lupo a te, non so se parteciperai da solo oppure in compagnia di altri piloti, però non sei nuovo a queste esperienze, già sì, in sì, passato sei. Già in precedenza abbiamo svezzato questa pista, diciamo. Assolutamente sì. Nel frattempo andiamo a vedere cosa succede in pista col buon Emanuele Romano, che ha un po' di vantaggio rispetto a tutti gli altri concorrenti. Vedete che in questa gara le posizioni sono piuttosto allineate e non ci sono duelli annunciati, quindi con Emanuele Romano che va a chiudere in prima posizione, seguito da Giuseppe Calise, Vitaliano Polito e Alessandro Lamone. Eccoli qui, piloti che 1-1 guadagnano il traguardo, e adesso la gara prevede in pista Gianluca Iacono, Paolo Romeo, Domenico Romeo e Francesco Iacono. Ci sono, e qui vorrei sentire sia Vito che Raffaele, delle assenze importanti, perché signori piloti come Claudio Di Maio e Luigi Robigna non hanno preso il via. Sì, assenti ma allo stesso tempo presenti, perché possiamo contare assolutamente su Luigi Robigna, che è stato un grandissimo fotografo in stile Fabrizio Corona, è presente in ogni angolo della pista, camaleontico, nascosto, pronto a immortalare i momenti più importanti di questa discesa, insieme a Vito Barnaba che filma, invece lui si occupa della controparte fotografica. Un ottimo lavoro svolto da entrambi, ovviamente. Eh beh, speriamo, io ho sentito Fabrizio Corona lì, tra le tue metafore, io mi auguro ci fosse anche Belen, visto che c'era Fabrizio Corona, perché è sicuramente un bel vedere. Nel frattempo in pista i due fratelli Romeo, Paolo e Domenico, con Paolo che è il più giovane nella famiglia Romeo. Andiamo a vedere come si comportano in questa circostanza. Allora, gara combattuta. Taglia il traguardo per primo Paolo, secondo Domenico e poi terzo abbiamo Francesco Iacono della Prost e quarto Gianluca Iacono della Calimera. Due Romeo e due Iacono, è stata una gara quasi in famiglia, ecco, anche se tra Francesco e Gianluca Iacono non c'è nessun legame di parentela come nella famiglia Romeo. Però Giuseppe Impagliazzo, Gian Nicola Conta, Alessandro D'Abbundo e Giorgio Martra sono già in pista. Chissà se il buon Gian Nicola, che è qui vicino a noi, ci dirà qualcosa su questa gara, che purtroppo non l'ho visto uscire trionfante, però sicuramente ha gareggiato con grande coraggio, con grande orgoglio. Non era neppure facile, visto lo spessore, la bravura dei piloti che erano in pista con lui. Allora andiamo subito a vedere come si evolve questa gara con la Ferrari di Giuseppe Impagliazzo, che è lì davanti a tutti e conduce intanto qui Gian Nicola tenta il sorpasso su Alessandro D'Abbundo. Va molto largo in questa fase, purtroppo in questo momento un piccolo errore. Ai, un po' troppo largo, finisce per perdere ancora un po' di terreno nei confronti del carroccio che lo precede, ovvero quello di Alessandro D'Abbundo. Ed ecco l'arrivo con Giuseppe Impagliazzo che va a vincere, secondo Giorgio Mazza, terzo Alessandro D'Abbundo, quarto posto per Gian Nicola Conte, stasera soprannominato amichevolmente Batman. In pista adesso Pierpaolo Nicolantonio, Dario Maltese, Vito Sferratore e Nicola Maltese, al quale faccio nuovi complimenti per la meravigliosa acconciatura, perché è stata veramente una nota di colore in questa gara. Questa batteria si potrebbe definire una sfida nella sfida, perché ci sono due fratelli Maltese e poi ci siamo io e il mio ex compagno di squadra, che amo come un fratello, Pierpaolo Nicolantonio. Davvero una bella batteria. Perché non più compagni di squadra? Siamo divisi, perché purtroppo la Boattoni forse non poteva offrirgli quello che lui voleva e quindi è andato altrove, giustamente, per cercare di essere un po' più competitivo. Il nostro sviluppo avverrà a piccoli passi, diciamo, grazie anche alla partnership con Ponte e Conte, quindi un po' alla volta magari riusciremo anche noi ad essere un po' più competitivi, ecco. Sono l'idea che i cambiamenti, i miglioramenti graduali siano quelli che poi durino di più nel tempo, dunque quelli migliori poi volendo. Nel frattempo Nicola Maltese va lì a trionfare in questa fase,
chissà se Nicola Martese ci lascia ancora un commento rapido, perché se prima insomma, tanto qui possiamo vedere un piccolo capovoltamento da parte mia, però purtroppo non inquadrato in questo istante. Intanto vediamo Nicola se riusciamo sempre a contattarlo, non so se risponde. Nicola? Veramente in questa gara sono stato molto fortunato, perché poi mi stavo battendo contro Vito Speratore e Pierpaolo, quindi non mi potevo preoccuparmi, solo con mio fratello Dario avevo un po' di timore, però non va niente, è andata bene così, è andata bene così. Grazie a Nicola Maltese. Annunciamo che probabilmente non sarà più disponibile, non devi dare troppe, magari poi vediamo se evitiamo la sovraesposizione televisiva, perché sì, troppi mass media in questo momento, cercheremo di nel frattempo subito una partenza un po' caotica, un po' così, diciamo. Sì, un po' tesa tra Giacomo Mattra, Ivano Maltese, Marvin Pagliazzo, Giovanni Monichetti inquadrato in questo momento, Antonio Diacono. La facciamo così, Vito, tra qualche istante dovremo contattare anche Vitaliano Pulito, in modo che vediamo un po', non prometto niente, perché altrimenti qui si rischia un po' troppo, signori, non esageriamo. Intanto qui dalla regia mi fanno gesti, ma per favore siamo calmi dall'altra che parte del fanno? Vetro. Io... dall'altra parte del vetro cercano di muovere, di fare gesti, ma siamo qui, Alessandro, che rischiamo, perché siamo noi che qua che parliamo e poi veniamo imputati di qualcosa che noi non vorremmo. Mi sa che questa sera il record di Quarelli lo battiamo. Io temo per la mia incolumità uscendo da questa porta. Anche io temo per la mia incolumità. Qui segnali. Gianluchino, un bacino, ah. Ciao, un saluto. Ma allora non si capisce assolutamente più niente, non è una telecronaca, anche è una guerra. È arrivato Gianluchino. Sì, ci sono richieste, cerchiamo di ingaggiarlo per occuparsi della nostra regia, diciamo. Non ho capito com'era il saluto a Gianluchino. Era un bacino. Ah, ecco, era un bacino a Gianluchino. Non è più una telecronaca, è proprio una guerra. Ormai è una guerra, ed è una guerra anche in pista, perché ho visto un carroccio ridotto in condizioni non proprio esaltanti, era quello di Ivano Maltese. Nel frattempo non butta bene nemmeno per Dario Maltese, che verrà squalificato per offesa al giudice. E noi vediamo invece Ivano Maltese che parla con la commissione. Questa fase si è conclusa con Giovanni Monichetti al primo posto, Mardo Impagliazzo al secondo e poi con Antonio Diacono, Giacomo Mattia, Ivano Maltese in quinta posizione. Intanto c'erano state grandi proteste da parte di Dario, intanto è partita la batteria, grandi proteste da parte di Dario Maltese, perché praticamente ci sono state offese al giudice, offese forse, è sempre sbagliato fare delle offese, però sono state prese delle decisioni su di lui un po' pesanti, dei contatti magari più lievi. Però raccontaci, Vito, raccontaci che cosa è successo e se ritieni adeguate le sanzioni adottate nei confronti di Maltese. Magari doveva esserci qualche tipo di punizione, però lui purtroppo ha perso la testa in questo momento e ha reagito in modo un po' brusco e volgare, e quindi è stato squalificato appunto per questo. Era stato fatto proprio un briefing ai piloti prima della gara ed era stato proprio chiesto di cercare di limitarsi con le parole, insomma, cercare di accettare ogni decisione sia giusta che sbagliata nei confronti dei piloti. Forse l'unico errore di Dario è stato proprio quello di essere un po' troppo volgare con il giudice. Intanto qui potete vedere Gian Nicola che affronta davvero un bel sorpasso su Romeo. E bravo Gian Nicola Conte, dunque, che sta seguendo con noi questa telecronaca. Gli altri piloti in pista sono Paolo Romeo, ci dovrebbe essere Alessandro La Monaca, ma correggimi pure se sbaglio, Vito, e poi Antonio Iacono. Eccoli qui che arrivano al traguardo con Iacono primo, abbiamo Gian Nicola secondo, Romeo in terza posizione e quarto La Monaca. Benissimo, complimenti dunque a tutti e quattro i piloti. Adesso siamo già passati alla fase successiva, la gara successiva con Giuseppe Impagliazzo, Marco La Monaca, Vito Sperature e Armando Scienzo. È subito la Ferrari che prova a portarsi più in avanti di tutti, anche se sono tutti quanti lì i carrocci da chiusi in pochi metri. Poi ad avere la meglio dovrebbe essere la Red Bull di Marco La Monaca, credo. Marco La Monaca che precede Giuseppe Impagliazzo, viene via a seguire tutti gli altri. Tanto in questo momento stiamo affrontando questa curva, siamo molto appaiati, mi fa molto piacere essere così a contatto con Impagliazzo, grande pilota. Insomma, è davvero un'emozione stare così vicino, però purtroppo poi il rettilineo arriva e i carrocci sfilano via. E te la stai giocando con Impagliazzo, ma anche con Armando Scienzo. Eccoci sì. Qui, questa inquadratura da dietro bellissima. Del buon Vito Barne, ma credo anche in questa circostanza coadiuvato da Emanuele Coppa, la guida del motorino.
Eccoli qui, allora, si sono divisi in due tronconi, si è divisa in due tronconi questa fase, davanti combattono il Pagliazzo e la Monaca, dietro invece Sfaratore e Armando Scilzo. C'è da dire che purtroppo qui probabilmente non sarà inquadrato, praticamente c'è stato un contatto da parte mia. Eccolo qui, eccolo qui. Scilzo, e a questo punto io mi fermo qui per evitare magari una squalifica da parte del giudice e lascerò scorrere Armando Scilzo in questo momento. In questo momento sto parlando proprio con il capo tecnico della Giamaica e mi sto scusando dell'errore effettuato da me. Nel frattempo ha vinto Giuseppe Impagliazzo, seguito da Marco La Monaca, però volevo sentire anche un parere obiettivo, terzo imparziale da parte di Raffaele su questo episodio. Devo dire che non ne vuole parlare nessuno, stanno facendo gesti. Sono, a no, guarda, io ho semplicemente ragionato matematicamente. Questo contatto mi avrebbe tolto alcuni punti. Intanto vedete, sto discutendo proprio con Dario. Questo contatto mi avrebbe tolto punti, in questo caso ho guadagnato un punto, quindi va bene così, meglio guadagnare un punto che perdere 5. Sei così lucido in questi momenti di... Ho pensato perché comunque il giudice stava squalificando tutti, stava dando abbastanza penalizzazione. Vediamo cosa pensa Raffaele di questo episodio mentre sono già scesi in pista Guaracino, Claudio D'Abbondo, Michele Castaldo e Alessandro D'Abbondo. Però sentiamo Raffaele su questo episodio, l'ha visto protagonista il buon Vito Sfaratore. Sì, su questo episodio sera da parte mia io non avrei seguito per la mia strada senza aver non mi sarei fermato per dare la possibilità ad Armando di passare, perché purtroppo è sempre il carroccio che sta avanti che fa la strada e quindi non ci dovevano essere problemi anche per il giudice di gara il togliere qualche punto. Quindi penso che Vito è stato un po' troppo permissivo. Tieni il microfono Raffaele, perché ricordo ancora i piloti e gli amici da casa, Guaracino, D'Abbondo, Castaldi, Alessandro D'Abbondo, che stanno gareggiando in questo momento. Tieni il microfono perché c'è anche una particolarità in questa sfida, le continue duelli tra te e Gian Nicola Conte. Sì, i miei duelli con Gian Nicola Conte partono già dal succhivo del 2009, che era la... Cioè, che Gian Nicola innanzitutto è il mio capo team e quindi devo fare i miei ringraziamenti per i continui progressi nel team e per il mio carroccio. E anche a lui dedico questa, possiamo dire, vittoria che superando le fasi. Però purtroppo lui, anche se è il capo team, non riesce mai a stare a passo con il mio carroccio perché è un po' troppo appiedato in questo caso. Peccato che il buon Gian Nicola non voglia anche lui lasciare un commento, perché secondo me sarebbe da divertirsi. Nel frattempo ha vinto Michele Castaldi, seguito da Guaracino, seconda posizione per lui, terzo Alessandro D'Abbondo, quarto l'altro D'Abbondo, ovvero Claudio, su Jordan. Ancora una gara, siamo nella quarta batteria, la penultima, prima dei sedicesimi di finale. In pista vediamo già all'opera Giuseppe Calise, Gianluca Iacono, Nicola Maltese e Gian Nicola Conte. Nicola Maltese che abbiamo ascoltato in prima circostanza durante questa telecronaca, piacevolissimo il suo intervento. Sì, devo fare una correzione rispetto alle batterie che ci hanno consegnato, alle nominativi dei piloti che ci hanno consegnato. È Dario Mattra che gareggia e non Gian Nicola Conte, che abbiamo visto nella prima gara della quarta batteria, dunque ci è sceso in pista. Intanto Alessandro, se mi consente un piccolo appunto sulla grafica del carroccio di Nicola Maltese fatta a mano da Peppe Guaracino, che praticamente sponsorizza il nuovo film del duo che uscirà a breve. Nuovo film che ancora il titolo è ancora del tutto segreto. Comunque il direttore di questo film è Peppe Guaracino e l'attore principale è Nicola Maltese. Sul carroccio si può vedere la mitica scritta omaggio di Peppe Guaracino, si salvi chi può, stile che caratterizza il team IM Motorsport. Bene, 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 mi hai fatto venire una grande curiosità con questo fatto il film del duo, però gli occhi aperti. Vitaliano Polito, Emanuele Romano, Giovanni D'Ambra e Domenico Romeo sono in pista adesso. Eccola qui la composizione di questa gara numero 5, la quarta batteria. Abbiamo subito una bella inquadratura di Vito Banna, ma che va a cercare la Red Bull, la Toro Rosso. Dovrebbe essere di Emanuele Romano. Domenico Romeo in questo punto che comanda la gara. E Domenico Romeo, hai fatto bene a correggermi, perché non è semplicissimo vedere i numeri sulle vetture. E dunque Domenico Romeo che parte alla grande e va a precedere tutti quanti gli altri piloti, continua a rimanere immutato, invariato l'ordine. Tanto sorpasso di Polito su Romano. Eccolo qui, Polito su Romano, è il sorpasso che porta Vitaliano Polito
terza posizione in questo momento. Terza posizione, però qualcosa mi dice che ci saranno altre novità nel corso di questa gara che seguiamo allora con grande attenzione. Andiamo a vedere come si sviluppa con Italiano all'attacco sulla Calimera. Ebbe Italiano che mi sa che riesce a portare a fine il suo attacco, chiude in seconda posizione. Intanto potete vedere il grande assente di Maio Claudio, che speriamo ritornerà a breve in questo 2012. Sì, tra l'altro si vocifera anche, tu mi hai già detto qualcosa nel corso della scorsa telecronaca, si vocifera anche che lui si voglia ritirare dalla gara di Catocci dopo aver vinto. Sì, Claudio D'Abbundo, che sembra dello stesso team Jordan, però a quanto pare comunque ha continuato con questo assurdo Grand Prix, è ritornato di nuovo in pista. Non ha promesso il suo intervento in tutte le gare, ma probabilmente ci sarà in buona parte. In pista adesso Raffaele Ponte, Leonardo Impagliazzo, Pierpaolo Nicolantonio Fox e Giovanni Monichetti. Eccoli qui gareggiare sotto lo sguardo attento del commissario di gara. Vince Giovanni Monichetti, secondo l'altro Impagliazzo, terzo il Povico Antonio, quarto Raffaele Ponte. Francesco Iacono con l'ottima pros davanti. Sì, ci sono anche Giorgio Mattre, Vano Maltese, Dario Maltese, Giacomo Mattre, insomma questa gara in famiglia continua, non ne vuol sapere di... Dario Maltese in questo momento però è stato squalificato e non ha preso parte all'avvio della batteria, però i sorteggi sono stati favorevoli a queste sfide familiari, diciamo così. Assolutamente sì, la squalifica di cui parlavamo qualche istante fa, commentavamo assieme per le offese al giudice, e che dunque per squalifica toglie un protagonista dalla Succhivo Grand Prix, Dario Maltese. Indubbiamente. Che non può prendere parte, non può continuare la sua avventura in questa competizione. Ci sono però ancora tanti signori piloti che stanno dando battaglie e che continueranno a farlo anche nella fase finale di questa prima. C'è da dire comunque Francesco Iacono continua ad avanzare, sì, infatti, perché comunque se ammiriamo il suo carroccio non è qualcosa di così tecnicamente innovativo e comunque riesce con il suo a governare questa Succhivo Grand Prix. Ricordiamo anche del suo ottimo comportamento nella gara di Casamicciola, il trofeo Alboreto. Primo posto proprio per lui, per Francesco Iacono, secondo per Ivano Maltese, terzo Giorgio Mattra, quarto Giacomo Mattra. Guarda, da profano del carroccio, precisamente non saprei dirti quali sono i migliori carrocci. Personalmente, puro fatto estetico, punterei su quello di Giuseppe Impagliazzo, davvero ben realizzato in tutti i dettagli. Poi ovviamente altri grandi costruttori affermati, c'è da dire, sul team Jamaica e anche la Red Bull, e bravi anche i ragazzi della Toro Rosso che, così giovani, un capo tecnico molto giovane, già stanno facendo dei brevi progressi. Poi speriamo anche, piccola parte, il nostro team, per il momento abbiamo già dimostrato qualcosa. C'è stato un gesto di Raffaele che lì vicino a te ti ha detto in parole povere: hai elogiato tutti tranne me. Io cerco di essere il più imparziale possibile, in quanto se saremmo i più veloci non lo direi, ecco. Scusate l'utilizzo dei verbi, purtroppo. Allora lasciamo parlare i fatti. Lasciamo parlare infatti. Infatti, così potrete esultare con i progressi del vostro carroccio. Nel frattempo, Vito, dobbiamo ricordare agli amici da casa che siamo giunti all'ultima batteria della prima fase di questa Succhivo Grand Prix, dove in pista ci sono in questa prima gara la Monaca, Francesco Iacono, Emanuele Romano e Michele Castaldi. È l'ultima, la quinta batteria, poi tra poco inizierà, questa è la prima di
sette batterie di sette gare in questa quinta batteria. Poi dopo ci saranno le fasi finali con i sedicesimi, i dodicesimi, i noni e via via, semifinali e finali. Intanto guardate lo stile aggressivo di Pierpaolo Fox sulla partenza, che riesce a portarsi in testa alla gara con un grande spinta in stile nuotatore, non so, tipo un Michael Phelps, che ne dici Alessandro? Ma anche Michael Jackson volendo. Volendo è un misto proprio tra i due. Comunque grande Fox che ha, solitamente anche nella vita ha questi movimenti caraibici, diciamo così. E devo dire che funzionano alla grande questi movimenti caraibici, come lì come li etichetti tu, perché vai subito in prima posizione per Paolo Di Colantonio, viene inseguito credo da Gian Nicola Conte, da Iacono Antonio e da Iacono momento. Antonio, però in pista ci sono anche Gian Nicola Conte e Paolo Romeo, sono tutti quanti lì. Nel frattempo il tuo ex socio d'affari, definiamolo così, per Paolo Di Colantonio continua ad essere lì in vetta in prima posizione, e anche lui che tiene bene il carroccio in questa prima curva invece si gira un po', perde un po' di terreno l'inseguitore. Ecco qua, per Paolo comunque riesce a rimanere fedele alla traiettoria, più o meno, e in questo momento è ancora in testa, diciamo. È in testa, però viene attaccato. Possiamo vedere, anche se molto in modo molto dalla telecamera, un bel sorpasso di, anzi un doppio sorpasso di Conte, che riesce a portarsi addirittura in seconda posizione da ultimo, ecco. E beh, dunque conquista un'ottima posizione. Già qui vedete Fabrizio posto. Corona alias Luigi Robinia in una posizione, diciamo, a 90, si può dire, in televisione. Non so. Ormai l'ho detto, scusa Luigi. Ormai l'hai detto, e vabbè, insomma, è quella lì la posizione, quelli sono i gradi. Eh beh sì. Però io devo dirti che è stata utilizzata in più di una circostanza quella posizione. Aia. Pensa che qualche anno fa un dirigente dell'Ischia venne in trasmissione a parlare, e per dire che voleva vedere l'Ischia, voleva fare una visuale, voleva mostrare una visuale un po' più generica dell'Ischia calcio, disse guardiamo l'Ischia a 90 gradi invece 360. Ah, ecco. Penso, ovviamente si sbagliò, il corso in un errore, però immagino non fu proprio un gran bel momento di televisione quello. In pista Vitaliano Polito, Dario Mattera, Giuseppe Guardacino e Vito Sferratore. Allora Vito, raccontaci subito questa gara, che purtroppo è l'ultima tua in questa su Kiko Grand Prix. Semplicemente ho fatto un contratto con la Rai e ho montata una telecamera on board sul mio carroccio. Per inquadrare tutti i partecipanti dovevo assolutamente essere in ultima posizione, giusto Alessandro? Mi sa di sì, perché altrimenti si perdevi qualcuno. Infatti, perché... no, in questo modo ho svolto il mio lavoro in modo eccellente. Ho ripreso assolutamente tutti. Anche il buon Vito Barnabas, secondo me, credo, forse tra poco, mi sorpasserà anche lui. Tanto qui un errore di Giuseppe Guarracino, sul quale forse in questo momento riuscirò ad effettuare un sorpasso. Mi sa di sì, perché Guarracino è lì in quarta posizione adesso, superato proprio da Vito Sferratore, terzo, secondo Vitaliano Polito, primo Dario Mattera. E passiamo alla quarta gara della quinta batteria, in pista adesso Giacomo Mattera, Gianluca Iacono, Leonardo Impagliazzo e Domenico Romeo. Tanto Domenico Romeo in prima posizione, seguito subito da Leonardo Impagliazzo, seguito proprio a ruota assolutamente, poi seguito da una All Blacks e dalla Calimera Speed. Bene. Stanno affrontando il curvone, intanto Leonardo ha una traiettoria un po' differente, anomala, forse cerca di recuperare sulla Toro Rosso. Ma mi sa che non frutterà più di tanto. Questa Infatti, ecco, qui c'è stato un contatto tra All Blacks e la Calitto. In questo momento quindi Leonardo da secondo si trova terzo, e anche affiancato, ecco, in questo momento da una Calimera. Ci sembra che ci sia un contatto tra le due e sono viene stretto tutti i carrocci, poi e protesta Leonardo in questo momento. È il Calitto Racing Team che forse la peggio da questa circostanza. Sicuramente in questo caso il giudice avrà preso qualche decisione nei confronti della Calimera o della All Blacks. In questo momento non mi sento di giudicare la cosa, ma sicuramente è stato gravemente penalizzato Leonardo in questo momento. Eccolo qui il povero Leonardo Impagliazzo, che era nel vivo della contesa, nel vivo della gara, e invece adesso è in ultima posizione. Ben altro stato d'animo invece per Domenico Romeo, che va a chiudere al primo posto, secondo Gianluca Iacono, terzo Giacomo Mattera, quarto Leonardo Impagliazzo. Però sulla sua gara ha inciso e non poco quel contatto che lo ha portato contro il marciapiede. In pista adesso Giuseppe Calise, Giovanni Monichetti, Raffaele Aponte e Giovanni Damra. Allora sentiamo Raffaele invece su questa batteria. Raffaele, noi ti rivedremo anche nel corso delle fasi finali, questa su Kiko Grand Prix, perché come anticipavi anche tu riuscirai a totalizzare il numero di punti necessario, sì, per sì, passare avanti.
però devo dire che anche in questa gara ti sei comportato alla grande, perché nonostante davanti avessi Monichetti, Giuseppe Calise e Giovanni D'Ambra, hai vinto. Sì, sì, infatti mi sono vendicato da parte del mio amico capo team Gian Nicola con Monichetti, perché c'era una lunga storia con tra di loro. E infatti io parto in prima posizione e loro a stento ce la fanno a starvi dietro. E quindi dopo c'è stato un bel abbraccio tra me e Monichetti, perché si era capita la situazione che si era creata, perché mi volevo vendicare per il mio amico. E comunque sono molto contento di questa gara e soprattutto di questa discesa. Un grande saluto anche a Peppe Tutto Volume, detto anche il maresciallo, che è il presidente della GDC Official. Fai bene a salutarlo. Eccolo qui, il primo posto di Raffaele Ponte, mai in discussione dalla partenza sino all'arrivo. Secondo Giovanni D'Ambra, terzo Giovanni Monichetti, quarto Giuseppe Calise. Penultima gara della quinta batteria in pista, Nicola Maltese, Giorgio Matra, Armando Scelzo, Ivano Maltese. Quando Nicola ha una partenza un po' strana e tende a chiudere su Armando Scelzo. È una partenza probabilmente ai limiti della legalità. Oh, intanto qui Ivano addirittura va a stringere, ma sembra che sia stato toccato dalla vettura che è dietro di lui. In questo momento si crea un groviglio assurdo. Sembra di essere a mai dire gol, non lo so, tipo dei carrocci, non lo so, una trasmissione del genere, ovviamente. Tutti insieme appassionatamente, questi tre proprio si sono legati in queste due battute. C'è che dire, il giudice non sa cosa fare in questo momento. Nel frattempo chi se ne è avvantaggiato, e non poco, è Armando Scelzo, che è volato via in prima posizione ed è ormai praticamente irraggiungibile, a stento lo si vede da questa inquadratura, perché è già arrivato al curvone, mentre gli altri giungono solamente adesso. Eccolo qui, Armando Scelzo, sulla sua Jamaica Team. Mentre dietro, guardate che stile di Nicola Maltese per curvare con il proprio corpo. E purtroppo in quarta posizione Nicola Maltese, peccato che l'abbiamo salutato già prima nel collegamento, perché per me un commento anche su questa batteria ci voleva. No, qui io preannuncio che va a finire male con questi collegamenti assurdi. Dovrò fare la porta di casa fortificata. Sì. Nel frattempo c'è anche chi ci fa sapere che Scelzo è stato un po' fortunato in tutta la gara, La fortuna e la sfortuna nel corso di una stagione si bilanciano sempre, a mio avviso, come disse la buon'anima del Tony Luzzi, che ormai non corre nemmeno. Comunque, secondo il mio parere, comunque la fortuna e la sfortuna sono due bilanci, secondo me. Nel frattempo siamo arrivati all'ultima gara della quinta batteria, ultima batteria della prima fase, questa sul Tipo Grand Prix, tra qualche istante le fasi finali, ma prima andiamo a seguire in pista Giuseppe Impagliazzo, Alessandro La Monaca, Alessandro D'Abbundo e Claudio D'Abbundo. Dopo questa fase c'è una bella sforbiciata di piloti, presso a poco la metà andrà avanti, e quindi comunque è una ci sarà anche una bella pausa pranzo. Infatti sì, assolutamente una bella pizzeria, sicuramente non sponsorizziamo la pizzeria, però tutti quanti ritrovati come una famiglia, diciamo così, tutti a mangiare e a commentare su quello che è stata la gara e quello che sarà magari, le aspettative. Bene, allora gli ultimi metri della fase eliminatoria della Succhivo Grand Prix con quattro piloti in pista. Vediamo che lì davanti è lotta, poi si gira un carroccio, quello di Alessandro D'Abbundo, sì, che si è girato e adesso viene superato da tutti, anche da Alessandro La Monaca. D'Abbundo che va con la sua Jordan a vincere, in seguito da Giuseppe Impagliazzo, terzo La Monaca e quarto Alessandro D'Abbundo. Tanto partiti, eccoli, sono partiti, siamo ormai alle fasi finali, sedicesimi, qui non si può più sbagliare, perché se no si va direttamente a casa. E sono i piloti che gareggiano, si giocano i dodicesimi, sono Domenico Romeo sul Toro Rosso, Claudio D'Abbundo, Raffaele Ponte e Nicola Maltese. Nel frattempo fammi salutare Vito, fammi dare il benvenuto anche a Gian Nicola Conte, che fin qui ha seguito con noi questa telecronaca e adesso ci dà anche lui un commento, un'opinione su questa Succhivo Grand Prix. Buonasera a tutti. Allora Gian Nicola, tu conosci perfettamente questo tracciato.
ci racconti anche tu quali sono i punti più delicati, i punti più impegnativi? Sì, come ci diceva prima Vito, questo è un circuito a tratti lento e con curve molto impegnative. Come vediamo, questo è uno dei curvoni più difficili, dove è importante uscire veloci per prendere bene l'ultima curva per il rettilineo finale. Qui diamo Maltese un po' largo, Domenico Romeo, però comunque mantiene la prima posizione. Mantiene la prima posizione Domenico Romeo, Claudio Dabbundo in seconda posizione, sono lì, attenzione, e poi c'è Raffaella Ponte. Terzo, prova anche lui a spingere con un vago movimento alla Fox. Quarto, Nicola Maltese. Ed è questo anche l'ordine di arrivo, con Domenico Romeo che vince, inseguito poi. E ricordiamo che adesso l'ultimo posizionato dovrà lasciare purtroppo la gara. E quindi Nicola Maltese va fuori, un'altra esclusione eccellente, anche perché Vito, di piloti importanti fuori ne sono rimasti non pochi. Sì, guarda, purtroppo è la dura legge del tagliuno, come si dice. Se arrivi ultimo non ti puoi permettere di sbagliare in queste fasi qui, praticamente. Chiedo anche il vostro aiuto per identificare le due Toro Rosso. Intanto innanzitutto c'è davanti Paolo Romeo, il secondo Dario Mattera. Poi abbiamo Armando Scierzo in terza Scierzo posizione. E quattro di destra Michele Castaldi, sì, Castaldi Michele su Red Bull. Sulla Red Bull. Dunque sono le due Toro Rosso a comandare e sono loro che sin dai primi metri hanno preso il via andando più in avanti rispetto agli altri carrocci. Allora andiamo a vedere un po' come si evolve questa gara. Davvero un bel primo piano qui sul Scielzo che lotta per arrivare alla seconda posizione, ipoteticamente, insomma. Sì, sì, è in lotta Armando Scielzo, lì c'è un Toro Rosso che lo precede, però riesce a mantenere intatto il dominio Toro Rosso in questa fase dei sedicesimi, con le due vetture, dovrebbero essere di Romeo. Paolo Romeo, Dario Mattera, seguiti da Scielzo, e a malincuore ci lascia Michele Castaldi, che è uscito male dopo la S e purtroppo ha compromesso la sua gara dopo un brillante successo alla gara dei Maronti. A sorpresa, questi sedicesimi hanno già visto l'esclusione di due piloti importanti, Nicola Maltese e Michele Castaldi, due uscite di scena, se vogliamo, anche un po' a sorpresa. In pista invece adesso ci sono Monichetti, Peppe Guarracino e poi l'approsto di Francesco Iacono. C'è ancora un'altra vettura e cerchiamo di identificare adesso tutti quanti insieme. Guarracino, sì. Diciamo che questa è quasi, si può dire, una finale con Monichetti, Romano, Guarracino e il povero Francesco che si trova a dover lottare con signori piloti. Però fin qui si è comportato davvero, sì, molto egregiamente, bene, quindi. Infatti riesce a tenere testa a Guarracino e quasi a insidiare Romano. E per quanto riguarda Monichetti invece vediamo che comunque già inizia a prendere un leggero vantaggio. Io vi ricordo anche i vari appuntamenti di questo 2011 ricco di gare del carroccio. Nella Ayrton Senna a Sadara ha vinto Giuseppe Impagnazzo. Nel Gilles Villeneuve a Panza, la gara quella più attesa, quella più sentita da tutti i piloti, si è imposto Claudio Dabbundo. Nel trofeo Michele Arboleto a Casaniccio ha avuto la maglia Giorgio Mattera. Michele Castaldi invece ha trionfato a Baragno, Winter Trophy e nel Succhivo Gran Prix. Dobbiamo scoprire insieme in questa telecronaca. Eccola qui, guardate questa batteria dei sedicesimi di finale, molto equilibrata a dire il vero, in bilico con una vettura dovrebbe Emanuele essere Romano, che si è portato un ottimo sorpasso su Monichetti, e Guarracino che è riuscito a superare Iacono e è andato a insidiare addirittura Monichetti. Bene, allora è stata una batteria molto combattuta quella lì, e quest'altra si annuncia altrettanto spettacolare. L'ultima batteria dei sedicesimi con in pista Giuseppe Impagnazzo, Vitaliano Polito, Ivano Maltese. E poi c'è una Calimera Speed che dovrebbe essere, adesso cerchiamo subito di identificare il pilota, Giovanni Iacono, grazie a Gian Nicola Conte, preziosissimo, con il suo suggerimento. Nel frattempo andiamo a vedere che succede in pista, perché c'è un sorpasso.
cerchiamo un attimo, dovrebbe essere Calimera Speed ad essersi accodata in ultima posizione, mentre vince in Pagliaccio, secondo Vitaliano Polito, terzo Ivano Maltese e al quarto posto la Calimera Speed di Giovanni Diacono. Passiamo dunque ai dodicesimi che partiranno tra un istante. La prima batteria vede in pista Giovanni Monichetti, la Toro Rosso di Paolo Romeo, Raffaella Ponte sulla sua Boattoni ed Ivano Maltese. Prende subito un buono spunto Monichetti, seguito da Paolo Romeo, e c'è lotta tra Ivano e Aponte. Con Giovanni vediamo Aponte che riesce a recuperare su Paolo Romeo. Si porta in terza posizione Raffaella Ponte sulla sua Fumeria Boattoni, ed ecco adesso va a insidiare anche la seconda posizione. Ha anche urtato un po' il marciapiede a Ponte. Nel frattempo tra i due litiganti il terzo lotto, questo vecchio proverbio è sempre molto, molto attuale. Vedete la Ferrari di Monichetti che ne approfitta per prendere un po' di metri, un po' di vantaggio rispetto a testa a testa, sì, vediamo. Nel frattempo continua questo duello tra Raffaella Ponte e Romeo sulla Toro Rosso. In questo momento però è proprio la Toro Rosso che riesce ad avere la meglio. Allora l'ordine è Giovanni Monichetti su Ferrari, Romeo su Toro Rosso, a Ponte sulla Fumeria Boattoni e Ivano Maltese in ultima posizione. Dodicesimi di finale, siamo a un passo dal semifinalissimo e poi dall'ambitissima finale. Gian Nicola, come valuti la tua prestazione in questa Succhivo Grand Prix? Prestazione deludente, purtroppo. Non c'è male, un po' deluso per il mio compagno di squadra che, come vediamo, ha fatto bene fino adesso, però purtroppo manca un po' di esperienza per poter arrivare magari a una finale. Giovanni Monichetti vince questa batteria, inseguito da Paolo Romeo, terzo Ponte, quarto Ivano Maltese. Praticamente non è mutato l'ordine rispetto a quanto dicevamo in cronaca. Adesso nei dodicesimi in pista vediamo Giuseppe Guarracino con la sua Motorsport, Giuseppe Impagliazzo su Ferrari, e poi le due Toro Rosso dovrebbero essere Domenico Romeo e Dario Mattera, che le vediamo un po' più attardate rispetto a Guarracino e a Impagliazzo. Eccoli qui, Guarracino e Impagliazzo rispettivamente primo e secondo in questa batteria con le due Toro Rosso, che questa volta devono inseguire. Sì, Domenico è uscito un po' largo dalla prima curva, mentre Dario Mattera subito si porta all'inseguimento di Impagliazzo, che vediamo che non riesce comunque ad avvicinarsi. Allora fammi sentire anche Vito Sferatore su queste fasi finali, perché siamo arrivati ormai ai dodicesimi, ci saranno noni, semifinali e finali. Vito, se avessi dovuto fare un pronostico su chi avresti scommesso la famosa 1000 lire. Innanzitutto permettimi di prendere le distanze da queste telefonate, che assolutamente io me ne lavo le mani. Si fanno anche radio killer, io ti ascolto. Ma qui c'è una diffusione più globale su tutte le Ischia, io preferisco stare un po' alla larga, ecco qua. Comunque, a parte quello che è successo, qual era la domanda, scusa, che mi sono distratto? Ti chiedevo su quale pilota avresti scommesso se avessi potuto. Se avessi 1000 lire. Sì. Guarda, avrei, come è facile dire, no? Uno punta tutto su Impagliazzo. Però guarda, anche Claudio D'Abbundo a mio parere è un grande pilota, oppure anche Dario Martese, che è andato via, diciamo. Poi c'era anche l'incognita Vitaliano, che poteva addirittura fare qualcosa, diciamo, lotta per il campionato. Comunque è un bel gruppo di piloti che può battagliare, diciamo, anche lo stesso Michele Castaldi, che in questo momento è stato squalificato. Eccolo qua, c'è un contatto importante tra Armando Scelzo e l'altro dovrebbe Emanuele essere Romano. Emanuele Romano sulla Toro Rosso, che a detta di in questo momento non sembra essere stato inquadrato, ma sembrava precedentemente, a detta di quello che purtroppo ho solo sentito, un contatto da parte di Vitaliano Polito su Scelzo Armando. A questo contatto seguirà anche una decisione del giudice sportivo, sì. Perché purtroppo Vitaliano Polito, protagonista di una grande prestazione fino a questo punto, dovrà abbandonare la gara perché verrà squalificato. Voglio chiedere a Raffaella Ponte e Gian Nicola Conte un parere su questo contatto, se ritengono una squalifica o una sanzione adeguata. Una sanzione come la squalifica, insomma, è una un sanzione estrema, però arrivando a questo punto della gara, non, dato che non si possono sanzionare con punti, la decisione è drastica: o si taglia la testa al toro o si lascia scorrere, perché purtroppo qualcuno deve lasciare la gara, e in questo caso il giudice di gara ha deciso così. Ora sarebbe avere un replay istantaneo per vedere meglio cosa è successo, ma purtroppo non. In effetti la testa al toro lo si è tagliata, il toro rosso di Manuel Romano, che è stato danneggiato un po' da questo contatto.
Sì. E queste sono ovviamente i confronti che poi seguono al termine della batteria, soprattutto al termine di una batteria così tesa come questa, caratterizzata da un contatto. Raffaele, qual è la tua opinione invece su questo scontro di gioco? Su questo scontro di gioco c'è da dire parecchie cose, perché innanzitutto mi sembra che poi l'italiano Polito è stato escluso dalla gara perché per le continue proteste, se non mi sbaglio, perché io non stavo lì, stavo già sopra col mio carroccio pronto per fare un'altra discesa, e quindi non posso aggiungere altro perché non ero presente in quella situazione. Tra qualche istante ti vedremo protagonista nei noni, che abbiamo iniziato a commentare proprio adesso. Per un ferrarista, quale immagine più bella, quale immagine migliore? Vedere due carrocci del Cavallino Rosso duellare tra di loro. Si tratta di Giuseppe Impagliazzo e Giovanni Monichetti, che in queste prime battute hanno praticamente sovrastato Emanuele Romano, che adesso però va a superare proprio Monichetti, si porta in seconda posizione. Il caro Giovanni un po' uscito un po' largo, e purtroppo Emanuele subito ne approfitta e lo infila. Si è inserito subito Emanuele Romano, bravissimo sempre con il suo carroccio, e adesso l'ordine: Giuseppe Impagliazzo primo, secondo Emanuele Romano, terzo Giovanni Monichetti. Eccolo qui Emanuele Romano, stretto alla morsa delle due Ferrari. Questo anche a dimostrare come un minimo errore, una minima frenata un po' più tardata può compromettere un'intera gara. Come vediamo Giovanni molto veloce nell'intera giornata, si è trovato a sbagliare nel momento sbagliato, perché Emanuele è stato subito pronto a superarlo. E purtroppo finisce qui la gara di Monichetti, terzo secondo Romano, primo Impagliazzo, mentre adesso vediamo due Toro Rosso all'opera. L'altra vettura, la Jordan di Claudio Dabbundo, le Toro Rosso sono di Paolo Romeo in prima posizione e Dario Mattera in seconda. Paolo Romeo e Dario Mattera, dunque sono loro che comandano questa seconda batteria dei noni. Tra qualche istante tornerà in pista anche Raffaella Ponte con la sua fumetteria e boattoni. Fumeria e boattoni. Tanto qui Dario sembra aver frenato un po' in maniera anomala all'esterno della curva, un errore un po' simile a quello di Giovanni Monichetti in precedenza, e Claudio Dabbundo ne approfitta immediatamente e si porta in seconda posizione. Effettivamente ha perso velocità all'improvviso, questa frenata un po' atipica che ha favorito la Jordan di Claudio Dabbundo. Adesso secondo alle spalle di Romeo Paolo, sì. Paolo Romeo che conduce i giochi in questa seconda batteria dei noni. Paolo Romeo, Claudio Dabbundo e poi la Toro Rosso di Dario Mattera, che a questo punto ci abbandona. Dario Mattera purtroppo si va avanti così, diciamo. Si va avanti senza Dario Mattera, che però ha disputato una grandissima prestazione su Chivo Grand Prix, e adesso in pista Giuseppe Guarracino, Armando Scelzo e Raffaele Aponte. Allora Gian Nicola Conte, commentiamo assieme la prestazione del tuo amico e compagno Raffaele. Beh, qui diciamo una partenza un po' tardata, dove diciamo Guarracino prende un po' di margine e Raffaele riesce a portarsi in seconda posizione, Armando a seguire, e diciamo resterà così per un bel po', quasi fino alla fine. Vediamo sempre Guarracino prendere il vantaggio, un leggero vantaggio. Sì, c'è Giuseppe Guarracino che conduce con grande autorità questa batteria, però Armando Scelzo è lì che lo insegue, pronto a sfruttare ogni minimo errore da parte del pilota della Motorsport. Sì. E l'ordine è corretto, quello di cui ci parlava il buon Gian Nicola Conte. Guarracino primo, secondo Raffaele Aponte, terzo Armando Scelzo. Ecco, posizioni invariate fino quasi all'ultimo curvone. Vediamo se Scelzo riesce nel sorpasso nei confronti di Aponte, oppure se sarà Aponte a superare Guarracino con la sua Motorsport. E attenzione, c'è anche qualcuno che... Sì, Aponte vediamo che un po' va a largo. Va largo a Ponte, Armando perde velocità a Ponte, sì. E allora ne approfitta Scelzo che lo supera. E addio alla semifinale. Scuote la testa in segno di disappunto per Raffaele Ponte, che è stato a un passo alla semifinale. Questo anche a dimostrare che un minimo errore ti compromette una gara. Giuseppe Impagliazzo e Peppe Guarracino. Da tempo, fatemi sentire proprio Raffaele su questo errore che ha compromesso. Raffaele, è un'ottima prestazione. Sì, purtroppo un po' sfortunato, sono stato un po' molto sfortunato a dire la verità, però purtroppo questo, come si può dire, entrerà dentro le ossa, perché un poco alla volta io infatti pensavo solo di superare le fasi, non arrivare a questo traguardo, però va bene così. Voglio fare solo un piccolo accenno, è stato molto fortunato Armando Scirzo, perché
anzi, in molte gare è molto fortunato, non solo in questa. Vabbè, comunque non fa niente, così siamo contenti. Esperienza che varrà ora, in futuro, sono sicuramente episodi che adesso lasciano un po' di amaro in bocca, ma nel futuro avrà una grande valenza. La prima delle due semifinali, in pista Giuseppe Impagliazzo su Ferrari, Claudio D'Abbondo su Jordan e Giuseppe Guarracino sulla Motorsport. Allora Vito, commentiamo assieme questa semifinale, perché ormai non si scherza più, ormai... Vediamo che ormai Impagliazzo già ha preso il largo, come suo solito fare, affronta la curva con destrezza. Intanto Claudio D'Abbondo cerca di avvicinarsi, tanto anche Guarracino con il suo stile di guida, proprio con il fisico, cerca di affrontare la curva per cercare di recuperare tutto il possibile, perché qui chi sbaglia va fuori, ecco. Guarracino è un grande esperto di quest'ultima curva, di solito ha un modo di effettuarla in modo eccellente. Però in questa circostanza non gli ha puntato nulla, perché è ancora lì, terzo che va a inseguire Claudio D'Abbondo. E allora, finale per Giuseppe Impagliazzo e Claudio D'Abbondo. Finisce qui invece la Succhivo Grand Prix di Giuseppe Guarracino su Motorsport. Seconda semifinale, se la giocano Romano Emanuele, Romeo Paolo e Armando Scelso. E Armando Scelso, ovvero una Jamaica Team, una Toro Rosso, anzi due Toro Rosso in pista. In questo momento prende il largo Armando Scilzo, seguito da Romeo Paolo, e in terza posizione Emanuele Romano. È andato subito via Armando Scilzo, partito benissimo. Tanto grande spinta di Romeo, che riesce quasi a recuperare subito il gap da Scilzo. Romeo lì, che praticamente negli specchietti retrovisori, se così possiamo dire, di Armando Scilzo, che con la sua Jamaica Team conduce questa seconda e ultima semifinale. Tra qualche istante seguiremo assieme l'ambitissima finale che decreterà il vincitore della Succhivo Grand Prix 2011. Comanda ancora lui, Armando Scelzo, a inseguire Paolo Romeo. Se ci sono Romano. Strategie di squadra in questo momento, se c'è gioco di squadra, se ci sono strategie, ordini di scuderie. Infatti qui sembra che si sia leggermente allargato, Romeo per dare strada a Emanuele Romano. Sembrerebbe. In questo momento i due vanno per la finale e Romeo, a questo punto possiamo dire che andrà a casa. Vince Armando Scelzo, seguito da Emanuele Romano, terzo Paolo Romeo, e adesso ci alziamo in piedi, la seguiamo praticamente in piedi, la finale del Succhivo Grand Prix. Dopo un poco di discussioni prima della partenza per una posizione di batterie, diciamo risoltasi senza ulteriori problemi, diciamo ci sono state un poco di discussioni sui sorteggi delle varie batterie, perché a detta di molti piloti alcuni in base alla corsia Scelzo ed Emanuele Romano, i quattro protagonisti. Sì, vediamo un'ottima partenza di Impagliazzo, che proprio prenderà il largo, seguito a ruota da D'Abbondo e Scelzo. È un po' attardato Emanuele, che comunque possiamo dire che ha sbagliato un po' in partenza, è partito un po' attardato, anche diciamo, un po' distratto sulla via del giudice. Certo che questo Fox ha fatto scuro, visto anche Impagliazzo su Ferrari provare questa gestualità che porta bene, a dire il vero, visto che è partito subito la grandissima. Allora, conduce Impagliazzo, seguono D'Abbondo, Scelzo ed Emanuele Romano, che come sottolineava giustamente Gian Nicola Conte, non ha avuto un gran riflesso al momento della partenza e adesso è costretto ad inseguire, anche se sembra piuttosto compromessa la sua finale su Kio Grand Prix. Anche perché davanti c'è Impagliazzo, che va come un treno, va verso la vittoria della manifestazione. Lui che già ha esultato quest'anno, Giuseppe Impagliazzo, vincitore del trofeo Ayrton Senna a Ferrara, va lì affamato alla ricerca del bis, con anche un buon numero di motorini che inseguono per capire in anteprima chi sarà il vincitore di questa splendida manifestazione. Ultimi metri, Impagliazzo al comando, segue Claudio D'Abbondo su Jordan, terzo Armando Scelzo, quarto Emanuele Romano, Impagliazzo. E complimenti a Impagliazzo, che taglia prima il traguardo, seguito da Claudio D'Abbondo, Armando Scelzo e un po' più attardato Emanuele Romano. Complimentissimi dunque alla Ferrari di Giuseppe Impagliazzo, che vince la Succhivo Grand Prix 2011.